Bene, eccoci qua con la nostra consueta rubrica del Memento e questa sera affrontiamo un argomento che abbiamo toccato tante volte, Ermanno, ed è quella dei risparmiatori truffati dalle banche. Abbiamo seguito tutto l'iter di questa vicenda che ha visto coinvolti centinaia di migliaia di risparmiatori che sono rimasti truffati, si sono visti mangiare i propri risparmi nel fallimento qui nel Veneto delle due popolari. Adesso in tutta Italia, sì, perché certo. Chiaramente erano delle banche che avevano portato fino a Palermo e naturalmente tutti ci hanno rimesso, e certo. Parliamo di miliardi di euro. Certo. Certo, certo. E allora, risparmiatori che sono stati hanno avuto un piccolo ristoro grazie al fondo indennizzo risparmiatori, adesso c'è un'ultima parte di questo indennizzo che dovrebbe essere come dire, riconosciuto ancora ai risparmiatori. Sì, allora diciamo che stanno ancora giocando sui resti che ci sono nelle banche, è tutta una questione molto semplice, naturalmente la complicano. Quello che è importante dire è che potevano trovare molte più risorse e non l'hanno fatto. Una parte di queste risorse sono state deviate per altre vie, di conseguenza diciamo, i truffati sono stati truffati per la seconda volta. Perché se noi pensiamo a quello che effettivamente le banche hanno rubato dalle tasche dei cittadini, quello che stanno andando indietro è la centesima parte, forse di più. Ma abbiamo con noi un esperto che fortunatamente in questa vicenda di rimborso è un protagonista. Cosa vuol dire? Vuol dire che è l'unico, assieme al professor Bettiol, che sono riusciti a individuare un percorso legale e diciamo giuridicamente protetto per riuscire a ottenere perlomeno questi pochi rimborsi, ma chiaramente c'è gente che ha bisogno anche di quei soldi e di conseguenza è stata una fortuna. È con noi. Certo, è con noi Patrizio Miatello. Buonasera, buonasera Miatello, buonasera a tutti, e grazie di essere buonasera, tornato buonasera. Qua nei nostri studi, presidente dell'associazione Ezzelino da Onara 3, che appunto ha seguito molti risparmiatori nell'iter per avere il rimborso. Ma per iniziare brevissimamente, riassumiamo un po' qual è, come dire, quali sono i numeri di questo. Di questa truffa. I numeri diciamo, di quello che è lo stato attuale del fondo, perché purtroppo i risparmiatori erano 320.000, di questi 144.000 hanno fatto domanda, di questi 144.000 138.000 hanno ricevuto il bonifico per un importo di circa 1 miliardo, quindi siamo arrivati a 1 miliardo poco più. Ma spieghiamo che diviso per 100 e ecco, diviso per 138.000 persone, la cifra era famiglie, persona che hanno preso il 30%, diciamo, i titolari di quote delle banche, e gli obbligazionisti, che erano però pochi, fra questi 138.000, 9.000 hanno ricevuto il 95%, diciamo, di quello che avevano pagato. Allora, in sostanza, il fondo aveva diciamo, terminato la sua opera il 31/7/2022, però rimanevano aperti alcuni punti che in sostanza questi punti erano due chiarimenti nella legge istitutiva che riguardano proprio il riparto, perché nel riparto la legge dice nell'eventualità che rimangano dei soldi l'indennizzo potrà essere innalzato. Questo potrà viene interpretato dagli enti, dai funzionari, che è un condizionale. Ovviamente non è così, quindi con il governo che era in carica fino al 19 luglio
eravamo già d'accordo che questo era ovvio, non serviva diciamo creare, fare emendamenti o fare leggi. Ovviamente poi con la caduta del governo, noi che... Quale governo? Il governo Draghi. Ah, il governo Draghi. Il governo Draghi. Invece col col governo Draghi praticamente adesso c'è rimasto sto incagliamento e quindi le rimanenze sono nel limbo. Noi abbiamo già scritto col professor Bettiola al MEF dicendo guardate che quello non è da interpretare al condizionale, è un dovere dell'amministrazione pubblica, però picche, perché fin tanto che il MEF non chiarisce questo, in sostanza non ci sarà il riparto. Nel frattempo, siccome che effettivamente ci sono stati dei risparmiatori che perché hanno fatto le domande tardi o perché se la sono presa comoda o per altri motivi, non avevano ricevuto dalle banche i documenti. Cosa è successo? Noi abbiamo detto per questi, siccome è causa forza maggiore, dato che conviene fare diciamo il rinvio al 31-12, perché se non viene fatta quella modifica eravamo già fuori, cioè se, perché è caduto il governo, restava il limbo. Bene, abbiamo detto a sto punto proroghiamo il 31-12, facciamo il chiarimento della legge che devono essere ripartiti e con questa occasione chi non aveva ricevuto i documenti dalle banche possiamo fare la riammissione. Allora, quello della riammissione non l'hanno inserito, hanno inserito la proroga e non hanno fatto la modifica richiesta. Però la commissione tecnica ha riaperto i termini per queste, sembrano siano 3.000-4.000 persone che hanno ricevuto i documenti entro il 15 ottobre, potevano inviare i documenti a prova del danno subito, perché questi sono tutti quelli ultimi, cioè gli ordinari, quelli che erano superiori ai 35.000 di reddito e 100.000. Quindi diciamo che la commissione tecnica ha salvato queste 3.000 persone e adesso è a chiusura, perché avevano già chiuso prima, se no, se chiudevano prima però... Restavano fuori. Questi restavano fuori, ma restava fuori, senza il governo che è caduto, anche quel chiarimento, certo, che non avrebbe portato. Adesso noi siamo fiduciosi che il governo attuale, il ministro appena eletto, appena insediato, appena si insedia, noi andremo giù, abbiamo già scritto a quello precedente, perché è un obbligo, la legge parla chiaro, non è che uno può interpretarla, però sappiamo che in questo momento i 400-500 milioni... Ecco, sono 400-500 milioni quelli che sono rimasti. Sono 500, però tenendo presente i 3.000 che sono stati inseriti, io ho fatto un calcolo che andremo sui 400 milioni, perché sono stati salvati questi. Certo. Dopo magari sono 4,50. Ma questi 450 milioni di euro che possono aumentare, quindi alleviare un po' di più quelle persone che hanno preso il 30%, sono una manna e sono di diritto, perché ricordiamoci che è vero che sono 144.000 che hanno fatto la domanda, ma in realtà erano 320.000 le persone. E attenzione che quando è stato modificato il fondo a novembre 2018 erano 2 miliardi e mezzo sul fondo dei conti dormienti e ne hanno messo solo 1,5 e ci hanno abbassato al 30%. Quindi chi dice che il precedente fondo era una schifezza sbaglia, perché era dei conti dormienti alimentabile, erano vittime, e questo lo dimostra quelli che sono stati pagati col fondo precedente, che sono state 1.020 persone senza nessun problema. Perché? Perché col fondo precedente c'era l'onere, c'era l'inversione dell'onere della prova, tu non dovevi dimostrare niente. Invece con questo fondo, per carità, va bene anche questo, ma però, se non c'erano i conti dormienti risvegliati e individuati, io sono uno dei principali che mi sono preso sberle da tutti, ecco, però io sono contento di averle prese e di essere andato avanti, perché la gente ha preso i soldi, e che i 450 milioni sono di chi
delle vittime accertate. Però quindi, non ti sei ancora tagliato i capelli? No, diciamo che li avevo tagliati precedentemente. Ah, adesso. Sì, 30%, quando è arrivato il 30% li ho tagliati. Adesso, quando arriveranno i 450 milioni, allora la faremo. Ecco, io lo... Quindi rasato a zero. Li raso normale, via. Ah, normale. Via il... Beh, insomma, è un 30%. Se per caso li fanno, dovrebbe arrivare un altro 10%. Però bene, a questo punto la cosa è chiusa. Ecco, io non voglio illudere nessuno, faccio un appello però, attenzione. Se per caso dovesse succedere che quei 450 milioni non viene fatto il piano di riparto entro il 31-12, purtroppo è già automatico che entreranno nelle casse dello Stato. Quindi dobbiamo puntare tutto. Faccio un appello a tutti i risparmiatori: guardate che se vi interessa ricevere diciamo un ulteriore bonifico, se c'è da andare a Roma davanti al MEF bisogna andare. L'impegno della politica c'è sempre stato e c'è stato anche adesso, quindi anche perché diciamo che tutte le associazioni che hanno chiesto, anche noi abbiamo avuto tutta una serie di garanzie, anche perché quei soldi non li possono usare per altro. Sarebbe una cattiveria se delle buone trasmissioni e chiederemo conto di quello che fanno. Ma neanche ci penso, perché comunque noi siamo qua. Abbiamo visto che i processi hanno dimezzato le pene, però attenzione. Zonin, che ha fatto il disastro, quanto prenderà? No, tre anni? Zonin è il professor Bettiol, perché a parte che c'è stato qualcuno che ha detto sì, bene, è stato condannato. No, non è così, certo. Perché il professor Bettiol ha letto la sentenza e c'è un problema, hanno dimezzato le pene. Perché? Perché l'articolo 26-38, il giudice non ha messo il comma 3, ha messo il comma 2, quindi hanno dimezzato la pena, ma il comma 2 per l'ostacolo della vigilanza non prevede la prescrizione 8 più 2 anni, ma 6 anni più le sospensive 7 anni. Quindi in sostanza non l'hanno detto, ma è già prescritto anche l'ostacolo. Sì. Quindi, cioè, è tornato vergine. Zonin, a quando andrà, gli imputati andranno in Cassazione e eccepiranno la prescrizione, quello che qua professor Bettiol e io abbiamo sempre detto, è giusto fare la partecipazione, ma deve essere una partecipazione simbolica, perché questo non era un procedimento dei risparmiatori, era un procedimento su denuncia di Banca d'Italia, Consob e le banche in liquidazione. Questa è la verità, perché quella volta io ho sempre detto uniamoci e i soldi della regione non spendiamoli così, facciamo una consulenza tecnica di parte per i risparmiatori. Non è stato fatto, quindi siamo così. Certo. Vabbè, certo. Ma le aggravanti le hanno tolte tutte? Le aggravanti, si è prescritto il falso in prospetto, l'aggiotaggio. C'era l'ostacolo alla vigilanza e invece di mettere il comma 3, che è l'aggravante, hanno messo il comma 2, che praticamente, poverino, sì, ha fatto un po' di ostacolo, ma non è perché si è portato via i soldi. E quindi prevede, insomma, è stato depenalizzato tutto. È vero, è stato condannato, ma con questa pena lui, in sostanza, prima della Cassazione o in Cassazione, Va in prescrizione e quando è prescritto non è che è condannato, certo. Perché le persone sono condannate al terzo grado di giudizio. Certo. Questa è la vicenda. Quindi se non ci fossero stati i conti dormienti, che non sono i soldi pubblici, ma sono delle banche, che le banche si erano incamerati, la gente li ha lasciati là e sparivano come sono spariti. Questa è la realtà. È stato un miracolo che c'era quella legge dormiente del 2005 di Tremonti, che ha sempre dormito, che qua io sono stato attaccato, ma sì, ma quello cosa, è tutte fantasie. Era vero, certo, è vero quello che dicevano, ma però era l'unica via.
e l'unica via era fare pressione, e quei soldi c'erano. Ecco. E chi ci ha dato ascolto è stata tutta la politica. Ecco, facciamo una raccomandazione ai telespettatori, che stiano molto attenti a compilare questi fascicoli, perché è successo in precedenza che alcune associazioni, e non diciamo chi è, hanno sbagliato, e quindi molti, diciamo, truffati dalla banca, dalle banche, non sono stati pagati. Prego, spieghimi un po' un attimo. Allora, praticamente ci sono circa, fra chi ha sbagliato il reddito e chi ha sbagliato che si è dimenticato delle cose inserite. Sì, tipo, degli errori di compilazione. Sì, no, ma che aveva magari incassato dei soldi, non l'ha messo, quindi questo è ritenuto grave. Sì. Queste persone, purtroppo, c'è chi dice ma questo è un errore in buona fede, che può anche essere, sì. Ma nella domanda che veniva fatta tu dichiaravi che che i dati erano certi e non c'era il penale. Ecco, ma a noi interessa adesso, al di là di queste cose che poi andranno per conto, adesso che compilate le nuove schede, state attenti, perché sennò rischiate di non prendere i soldi, no, o non solo, no, ma metterli nei guai. Ormai è finito, ormai chi ha compilato e ha sbagliato non sì, c'è ma più adesso niente. Con la nuova no, ma teoricamente col nuovo rimborso, col nuovo, diciamo, se dovesse arrivare un nuovo, devono fare il decreto attuativo e teoricamente si va a confermare i dati già. Sì, già inseriti. Ma bisogna saperlo fare sempre, perché sì, bisogna saperlo fare anche perché, ripeto, chi ha sbagliato il reddito, è inutile che chi ha sbagliato si illuda che qualcuno faccia qualcosa. Il problema è serio, perché non è una, diciamo, sanatoria. Quando tu chiedi una sanatoria o anche in buona fede su un penale, Bettioli mi ha detto: Miatello, non esiste, perché quella si chiama amnistia e non verrà mai fatta una cosa del genere. Beh, sto governo ha tutte le voglie per fare le amnistie. Vabbè, può. Sì, ma perché? Speriamo. Sì, dai, però dai. Chi ha sbagliato non ha, è inutile che si illuda di prendere l'indennizzo. Sì, l'importante è che non va, che non sia perseguitato. L'ultima a morire e quello mi pare la speranza. L'ultima a morire la ma speranza. Ma certo, ma noi daremo anche una mano su questo. Certo. Perché, cioè, no. Certo. Quindi chiamate l'associazione Ezzelino da Romano e se avete dei dubbi vi saranno chiariti. Certo. Beh, noi sulla questione ovviamente torneremo certo. Ad affrontare questa tematica, così come abbiamo fatto in questi anni. Io ringrazio certo. Patrizio Miatello per essere stato qua con noi, per averci aggiornato sulla situazione. Lo ringraziamo perché si è dato da fare per i cittadini. Certo, noi lo ringraziamo perché viene così certo, a spiegarci meglio e soprattutto alla gente cosa sta succedendo. Certo. Perché veramente è stato una truffa su una truffa di un'altra truffa, e soprattutto che il signor Zonin dovrebbe andare, non so. E purtroppo nessuno ha imparato niente da questa storia. E capiteranno ancora e di peggio. Speriamo di no. Grazie ancora. Bisogna stare molto attenti. La prossima volta parliamo della Banca d'Italia. Certo. Allora, anticipiamo rapidamente ai nostri telespettatori che in questo momento la Banca d'Italia ha aumentato il capitale, sembrerebbe una cosa bellissima, e invece hanno innescato un meccanismo che potrebbe portare a una penalizzazione dei risparmiatori. Prego. Sì, vabbè, ad agosto, rapidamente. Ad agosto il Consiglio dei Ministri hanno approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, quindi aumento di capitale sociale a 7 miliardi e mezzo, quando che la BCE a 5 miliardi, e poi hanno aumentato le quote degli azionisti, che sono le banche, e diciamo che c'è tanto da parlare. Ecco, ma però i soldi erano nostri, di tasca sì. nostra, li hanno tolti cioè, dalla tasca nostra per arricchire le banche. Per dire 9.000 più 8.000 quote che valevano sì. poco, di Veneto Banca e Popolare Vicenza, quindi sono 15.000 quote, valgono 25.000 per 15.000. Allora, quindi, diciamo ai telespettatori, Banca che non... Intesa ha avuto anche sto regalo dallo Stato. Alle banche fallite. Quindi sono 225. Sì, ma diciamo i nostri... Diciamo ai nostri spettatori che chi si è comprato Banca Intesa, chi si è comprato la Popolare di Vicenza, è Veneto Banca e Banca Intesa. E si è trovato a un euro l'ha comprato.
l'attivo. Sì, 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 ma si ricorda che noi volevamo offrire un milione di euro e l'hanno rifiutato, sono troppo generosi. Però il problema è un altro, cioè... Il problema è che cioè la tutela del risparmio, che Banca d'Italia dovrebbe farla... La Popolare di Vicenza ha comprato a un euro, oggi cosa vale? Solo delle quote di Banca d'Italia che aveva Popolare di Vicenza ne aveva 9.000, per 25.000 euro all'una sono 225 milioni. Quindi, solo per quello. Cioè improvvisamente con un euro mi sono trovato 225 più milioni. Più altre 8.000 quote di Veneto Banca. E non rimborsano i creditori. No, perché loro non hanno nessuna responsabilità, perché quella volta hanno preso solo l'attivo. Scusi, ma Draghi non è mica viene dalla, ma Draghi dalla Luna, no? Da Marte. Ma Draghi ha fatto delle cose grandiose tipo questa. D'Italia. Ovviamente. Sì, certo. Draghi doveva essere domato, un drago domato dalla politica cavaliere, e invece secondo me ci ha bruciato. Dopo io mi spero sempre di sbagliarmi, però io sono stato sempre critico su Draghi e gliel'ho detto anche apertamente. Ecco, per fortuna non ci hanno tagliato il fondo, però alla fine hanno fatto quello che non potevano non fare. Sì. E se adesso non riusciamo ad arrivare al 31-12, perché non ci sono i tempi tecnici, probabilmente qualcuno ha guardato avanti, perché certo. 500 milioni non dati, se io li ho a garanzia su una banca, quindi se lo Stato ce li ha quei 500 milioni che sa che non li paga, hanno 10 volte minimo a garanzia per il sistema bancario. Siccome l'Italia sappiamo che di debiti ne ha ormai... Quindi ci vedremo presto, insomma. Ci aiuterà. Però noi andiamo avanti e non molliamo, dobbiamo andare avanti con forza maggiore. Bravo. E la prossima volta parliamo della Banca d'Italia. Col professor Betiol. Perfetto. Benissimo, grazie a Patrizio Miatello. Adesso andiamo un attimo in pubblicità, ma non cambiate canale. Questa sera l'ultima parte della trasmissione è dedicata a una figura che ha segnato la storia, quella di Fidel Castro, e soprattutto ricorderemo quella che è una ricorrenza di questi giorni, e cioè la crisi dei missili di Cuba, che ha portato il mondo sul limite, sull'orlo. Che somiglia molto all'attuale guerra che abbiamo in Ucraina. E vedremo che ci sono degli spunti analoghi. Ci sono sempre delle analogie. I protagonisti sono sempre gli stessi. Certo, a tra poco.